tanti ritornelli. Buon anno, buon anno a tutti, scoppiettanti, che bello, un po' stanchi, è stata una seratona straordinaria, ieri sera ci siamo divertiti, il pubblico si è divertito alla grande, noi siamo felicissimi, ma noi siamo comunque con voi anche oggi, certo, perché non vi facciamo mancare niente, auguri Paola. Cin Luciano. Il 2020 è piccolino, è nato oggi. Buon anno a tutti, buon anno a tutti, buon anno anche a Canzio che non vedete quasi mai ma che sta dietro le telecamere. E meno male c'è, altrimenti non ci riprenderebbe nessuno. E buon anno a tutti i nostri telespettatori che siete veramente tanti, tanti, tanti e siamo felicissimi di questo. Sì, buon anno. Grazie. Alla salute e che sia veramente un anno pieno di gioia, di serenità, di salute, di successo di successo e di tanti soldi, magari vi facciamo una cosa, tutte le speriamo esse. Che tutti vinciate al Super Enalotto e una piccola tutti. Parte poi si fa a me. Se vorrete la potrete anche devolvere a ritornelli, ma va perché bene, no, scherziamo. Partiamo con Rossella Cincina. Ferrari e Casanova per alle voi sette, alla grande sette. E vai stasera alle sette ritorno da te, tu apri le braccia di cuore perché se spunta la luna ci porta fortuna. Stasera alle sette da te io verrò, con tutto l'amore più grande che ho, a farti felice ci proverò. Ti troverò così, con quello sguardo da bambino, che ogni giorno voglio a me vicino. Non dare retta a chi ci ha fatto separare, a terra prima o poi dovrà strisciare. Ritornerò a casa mia quando alle sette è l'ora dell'Ave Maria e sentirò quella campana che nel tramonto rosa lieta suonerà. Jukebox dediche, vediamo un po', jukebox la dediche. La prima dedica dell'anno, la del La prima 2020. Dedica dell'anno, chi sarebbe, chi sarà? Ci arriva una mail da Giacomo di Milano. Di Milano, che Milano dice? In Gran Milano. Stra Milano, S-T-R-A-L-I-M-A-N-O. Buongiorno Luciano e Paola. Tanti sperano che il passaggio da un anno all'altro sia sempre migliore. Oggi è il primo giorno del 2020 ed è un nuovo giorno e magari una nuova vita, chi lo sa? Vorrei dedicare questa canzone di Luciano Nelli a tutto il pubblico di Ritornelli ed augurare a tutti uno strepitoso 2020. Con affetto Giacomo. Ma abbiamo bello, un pubblico strepitosamente grande, poetico. Grande. Bravo Giacomo. Qual è la canzone che ha chiesto? Another Day. Another Day. Ma indicatissima. Luciano Nelli l'hai scritta another tu. Another Day, Another Life. Sarà, allora, sarà quella? Se io ti dico l'anno te viene in corpo, tipo... Beh. 2001, ah, in un noto, ma come vabbè, in un noto locale della Toscana, noi eravamo proprio così, guardiamoci. E dai. Grazie vabbè, Giacomo dai. Per l'input. Io non mi ricordo neanche, però ve la dedico volentieri. E salutiamo anche le ragazze che facevano la nostra parte redazione, della nostra regia orchestra. Straordinari, alle quali facciamo anche a loro un buon certo. Anno alla grande. E allora, Another Day. Baby.
hoping that all the world is against you. Just look the sky and then find the biggest star. And in one moment I will be with you. Another day, another life. Cause now it's time to say goodbye. But if you wait for me a while, I will come back with all my love. Another day, another life. Cause now it's time to say goodbye. But if you wait for me a while, I will come back with all my love. Che bello, fisarmonica, wow. Violino e clarinetto. Eh sì, questa cumbia energica, anche perché si chiama Energy. Ma voglio dire, è un'orchestra questa orchestra, qua. Tra l'altro un'orchestra straordinaria. Storica, ma che in questo periodo non è che va molto bene. Sì, no, va no, bene, però non ci segue molto. No, molto. No, era una battuta la mia, perché... Magri e Lisoni, no, dopo ecco. Ste feste, cari amici, ma magri sono, non sarete ma sono più. Sono due cognomi, Paola. Era una battuta, la prima battuta dell'anno. La prima battuta dell'anno te la potevi anche risparmiare. Ma scusa, c'ho il mio fans club, scusa, delle battute assai strane. Va bene, dai. E allora, Magri e Lisoni Energy. Energy.
Arriva la canzoncina del Fagioni, perché siamo tutti un primo dell'anno un po' più buoni. No, no, nah. Enrico lo è, però è veramente buonissimo. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Buongiorno, la migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Oggi mi sbizzarrisco, si parla di canzoni italo-americane. Insomma, gli americani ogni tanto ci rubano qualcosa. Per esempio, no, quando hanno fatto Tutti frutti, oruti, balappa, baluba, balappa, pam. Tutti frutti era una maniera per dire, vieni a prendere gelato insieme a me, no? Poi, per esempio, Jingle Bells, no? Jingle Bells, l'avevo inventata io, Jingle Bells. L'avevo inventata in questa maniera lì. Diceva, se un poncetre berrai, la sbornia non avrai, ma se 10 ne berrai, la botta prenderai. E bim bombe. C'hai una sbornia, sembra in tre, la smetti un po' di be. E bim bombe. C'hai una sbornia, sembra in tre, la smetti un po' di be. Queste le avevo inventate tutte io. Come per esempio anche quell'altra che fa. Come on, baby, sono un grande cacon. Cacon, sono specialista nel tirar lo sciacquon. E appena trovo un bucci, io sì, Chicago. Poi me le rubano, ma sono io l'autore di queste canzoni. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. E mi rubano le canzoni anche. Ciao! La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Arriva Demis al ritmo col buio. Mi piace molto. Il videoclip soprattutto, chissà è perché. È l'insieme, diciamo il primo dell'anno, come dire, è approviscerante. È di buon auspicio. Non vuol dire niente, ma rende l'idea. Vabbè. Okay. Vai Demis. Siamo nudi, siamo pioggia col sole, diamo il meglio di noi. Volano parole, si riaccende la speranza di un amore che non c'è stato mai. Non andare via, rimani ancora, sei l'arcobaleno che mi colora qui nel mio cuore. Non piove più. La mia canzone, ora ti sento, muove l'emozione e ti riprendo per ripartire in questa notte che segue un ritmo lento, il ritmo è sveglio, il ritmo è piena armonia. Siamo ritmo soltanto, a ritmo col buio che scopre la nostra complicità. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Segue un ritmo lento, il ritmo è sveglio, il ritmo è piena armonia. Siamo un ritmo soltanto, a ritmo col buio che scopre la nostra complicità. Siamo a ritmo col buio. E adesso andiamo a intervistare l'artista di oggi, la prima intervista dell'anno. Vai, andiamo. Indaghiamo un po'. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi.
Festa con l'artista nel salotto di Ritornelli è ritornato Cristiano Chesi. Ma quale onore! Me, Cristiano, devo dire che ti trovo in forma sbagliante, no? Sì, le tue ossa si contano tutte. Sì, dammi la mano. Devi sapere, io la per... manina c'è, io, amici. Io veramente... per Halloween non mi vesto, mi spoglio, capito? Devo sapere, c'è ecco. Un vantaggio a... capito? No, ma ti conosco da moltissimi anni, devo dire che physique du rôle di Cristiano Chesi è sempre stato questo. Sì, io ho due caratteristiche, il sommagro non mi pettino mai. No, devo dire, ho comunque anche i capelli leggermente più brizzolati dall'ultima volta, caro Cristiano Chesi. Cara mia, qui si invecchia. Benvenuto nel mondo di chi invecchia. Qui si invecchia. Ma invece tu, devo dire che hai sempre mantenuto questo atteggiamento un po' da discolo, da bambinetto. Com'eri a scuola? Com'eri? Eri disastro. Comico anche allora? Certo, ho cominciato lì a fare il comico. Racconta. No, il problema era che non si confaceva tanto con quello che invece volevo da me in quel frangente. Gli insegnanti. Volevo che studiassi, no, che facessi comico. Però e tu? Imperterrito ho cominciato lì e ho continuato poi altrove, insomma, di conseguenza. Gli inizi sono a scuola sempre. Da che studi vieni tu? Oddio, io dalla scuola guida. Cioè dai, Cristiano, ma l'avrei fatta le elementari o le alimentari? Certo, no, io ho fatto addirittura le elementari, parlando elementari, dalle suore. Che è una cosa... Povere parlavamo suore. Di Halloween prima, no? E quindi di conseguenza, parlando di incubi, elementari dalle suore, quindi è tutto dire. Dai. E mi fermo qui, non entro nei particolari. Ma, e hai creato qualche battuta? Tantissime, però, insomma, voglio dire, non voglio mischiare il sacro e il profano, per cui lasciamo stare, insomma, però chi ha fatto le scuole dalle suore sa di cosa sto parlando, con tutto il rispetto delle suore, perché certo. Non entrano assolutamente... No, poverine. Nel giudizio del la vocazione ce l'avevano prima che arrivasse. Prima arrivassi io. Qua. Sono io che... No, che poi devo dire, anche la tua famiglia è peculiare, Cristiano. Tu racconti a volte degli aneddoti, non so se sono veri o se sono veramente sono tutti veri, ma che scherzo, tutti veri. Tipo? Ma lo sai mio nonno non, che non fa più all'amore, no? C'ha una certa età e ormai c'ha problemi classici delle persone di una certa età. È venuto da me e si lamentava, oh come fa, non fa più all'amore. Io gli ho detto, no, guarda... Tranquillo, nonno, non ti lamentare, ecco. Anche perché tu non lo sai, gli ho detto, caro nonno, ma oggi a fare l'amore si rischia di prendere le malattie. Ah, ecco, giusto. Le malattie. Gli ho detto, nonno, domani esco con una ragazza nuova, guarda, ho una paura di prendere qualche cosa. E come ha detto lui, io invece domani voglio riscuotere la pensione, ho una paura, quindi a nulla, va così a te, per dire, no? Per dire, no, della famiglia. E poi c'è il problema di quelli che passano alla porta a suonare tutti i giorni. Ah. I rappresentanti, venda la roba, i testimoni di Genova. Di Genova? Sì, sono passati l'altro giorno, c'era la mia mamma, gli ha risposto alla porta, dice, signora, lei non lo sa, gli hanno fatto, ma questo ciclo sta per finire, gli ha fatto lei, sì, poi di non posso, non meno pausa, capito? Per dire, come vanno le cose a casa mia. No, la famiglia. Vogliamo parlare della nonna? La nonna, te lo posso dire la prossima volta, perché è triste. No, perché ma cos'è successo? Mi fai preoccupare? No, è perché è scomparsa. Tua no, nonna? No, non è morta. È scomparsa, nel senso, è andata in mercato e, insomma... Te lo racconto un'altra volta, vai, perché è triste e ci voglio lavorare adesso un po' adesso tutto sopra. Il pubblico di Ritornelli sta a aspettare la storia della nonna di Cristiano Chesi, certo. Quindi devi tornare a Ritornelli. Ritornerò e ve lo dirò, dai. Senti, perché è una cosa molto... una freddura di quelle che ultimamente ti sono venute così. Una freddura? Allora, ultimamente sto scrivendo uno spettacolo sulla Toscana che probabilmente andrà in scena la prossima estate. Che bello! Esatto. E insomma, ci sto lavorando sopra, vediamo che succede. Questa è una cosa seria. È però seria. Tornerai davvero, Cristiano, a parte per darmi notizie della nonna, perché ci tengo, ma per parlare anche di questo anche spettacolo di questa sulla cosa, Toscana. Esatto. Per adesso, capitolo primo della saga Cristiano Chesi. Esatto. E alla prossima, vai. Tanto che mi schioda, ormai sono qua, guarda il spettacolo. È una bella tarantella, l'ultimo dell'anno, ci sta. Abbiamo fatto Pepe, poi abbiamo fatto il primo dell'anno, vai con la tarantella. Questa via tarantella, tra l'altro, che si chiama Nanni, che eseguiamo praticamente sempre in quasi tutte le nostre serate, ma è eseguita ormai da un bel po' di tempo da tantissime orchestre. E allora per tutti voi, da Luciano Nelli, dedicata Nanni, vai con la tarantella.
lasciati a soffrire e morire di gelosia. Quando spunta l'alba da sola veniva via, ci lasciati a soffrire e morire di gelosia. E quando il sole all'orizzonte si nasconde dentro al mare, vivi tu. Allora, siamo arrivati al momento. Senti, io riprendiamo i calici, riprendiamo prendi tu, calici, Luciano, anche il mio, attenzione, anche il tuo, che io ho anche l'uva bianca che porta buono dentro. Cina. Allora, tanti auguri, veramente tanti auguri di buon anno a tutti, da parte di tutti i ritornelli, da parte di Luciano, da parte di Paola e di tutti i nostri straordinari collaboratori. Sì. Tanti tanti auguri. Auguri anche alle vostre Domani famiglie. Domani ci rivediamo di nuovo qua. Ma prima di andare via vi dobbiamo dire qual è la canzone regina del mese di dicembre. E qual è? Colori a Venezia, ma di Luciano Belli. Abbiamo scherzato quando tanto, me l'hanno vero? Quando me l'hanno detto sono rimasto estremamente sorpreso. È uscita, diciamo, da poco, però è una canzone sicuramente che ha avuto un grande, grande, grande bellissimo successo testo, subito. Bellissimo una grande, forse bella anche armonia. Coadiuvata da quei fatti che sono avvenuti qualche tempo fa proprio sì, a Venezia. Ma Venezia si risolleva. Perché Venezia è piena di colori, è magica ed è piena di magia e di poesia. E quindi grazie, la canzone regina del mese di dicembre è mia. Colori a Venezia. Colori a l'ascoltiamo Venezia. Un pezzettino, ringraziamo intanto anche ancora Stefano Ronchi e gli autori. Primo dell'anno a tutti e noi facciamo un bel cin cin qui da Villa Rita e vi aspettiamo nelle nostre serate, ma soprattutto domani ai ritornelli. Ciao amici. Come sempre. Auguri pezzettino di cuore. Colori a Venezia, cin. Auguri e ci vediamo domani. Cin. Ciao. Buon 2020. Sulle note di una canzone una gondola passa e scivola via. Stendo il cielo ed è già un'emozione, Venezia è fatta di magia. Sono un uomo dai mille colori, pennello e tela, i miei tesori, ma innamorato di questa città, dove la gente sopra i ponti passa e va. Quanti ritornelli